Centinaia di rumeni hanno marciato assieme al presidente Klaus Iohannis e al premier Ludovic Orban per onorare coloro che sono morti nelle rivolte anticomuniste del 1989 che hanno spodestato il dittatore Nicolae Ceausescu. Tanta gente rinnova le speranze nel paese malgrado le difficoltà odierne. La Romania la vedo in due maniere, dice questa donna. Una positiva e una meno positiva, una progressista ma anche una stagnante. Una cosa che mi dispiace. La gente marciava brandendo palloncini con su scritta la parola libertà. Sono centinaia le persone morte durante la rivolta durata 9 giorni. 9 giorni che cambiarono la storia di questo paese. Il cambiamento nella nazione avvenne circa un mese dopo la caduta del muro di Berlino.